Buongiorno a tutti cavalloni. Previously on Resident Evil Revelations. Allora, iniziamo subito con questo gameplay. Cioè, continuiamo subito questo gameplay di Resident Evil Revelations, perché non vedevo l'ora di poterlo continuare. Mi piace abbastanza fino adesso. La trappola tesa a Jill e Parker. Sì, sei veramente pompinara, Jessica. Sei una cosa incredibile. Ci metterei la mano sul fuoco. Andremo a cercare Jill e Parker. Raggiungete il Mediterraneo. Dove... Ah già, perché Jill e Parker sono andati su una pista falsa dove pensavano di trovare Chris e Jessica, e invece adesso sono Chris e Jessica a dover salvare Jill e Parker, insomma. Ah, e c'era questo stronzo, è vero? Che diavolo sei? Chi cazzo è questo? Non lo sapremo mai. O forse lo sapremo tra 2 secondi, non lo so quando me lo vorrà dire. Episodio 3, Fantasmi della Veltro. Un anno fa Terra... Madonna, Terra Grigia, se sembra veramente il nome dello Hobbit. E che cazzo è sta... sta cagnetta col caschetto? No, posso ancora combattere. Questo è lo spirito. Ah, quindi lo conosce? È tutto finito. Questa città è finita. Aspetta, ma è Jessica? Mi sembrava la voce di Jessica. Ok, quindi Parker... munizioni, ehi! Le sue sforze sono encomiabili. Era ora che la gente... Madonna! ...aprisse gli occhi. Ottimo lavoro. E la Madonna, quanta roba c'è! Jessica, Parker, rispondi... Ah, sì che è Jessica! Il perimetro è... Dimmi. ...stato violato, stiamo chiudendo bottega, preparatevi a tornare a casa. Separatevi e raggiungete l'eliporto sul tetto. È un ordine. Va bene, no problem. Io torno a casa quando... Coprirò il corridoio con Jessica. Cadetto, controlla che arrivino all'eliporto. Quando vuoi. Va bene. Parker, qui hanno iniziato le procedure di evacuazione. Mi deve controllare con quella gamba. Cosa vuole controllare? C'è una bomba. La BSAA si è ritirata. Sono rimasto solo io, generale Morgan. Ok. Voglio che sappia che la FDC sta facendo un grosso errore. Siamo stati in guerra per 3 settimane cercando di gestire questa faccenda. Qualcuno è stato salvato, ma ci sono state troppe perdite. Ogni ulteriore indugio danneggerebbe la nostra causa. Su questo concorderà con me? Temo di no. Annientare il sito è solo una soluzione rapida. Perderemmo delle prove cruciali. Il ricorso al satellite è già stato approvato. Possiamo ripulire questo casino. Mi piace come i sottotitoli non dicano esattamente quello che dicono i personaggi. Si sono proprio sforzati. Lasciamo che il fuoco del cielo purifichi la terra. Sì, questa era proprio una frase da Lo Hobbit. Con queste soluzioni non farete altro che far nascere un altro Veltro. Magari 10. Sì. Magari 100. What? Cosa cazzo stai dicendo? Come quello che giustificano la nostra esistenza. E lei lascerà che tutta quella gente muoia. Ha finito ora di... È il mio lavoro lasciare che la gente muoia. Ti pare? Avete ricevuto gli ordini, ragazzi. Mettetevi in posizione. La gente muoia che poi torni sotto forma di zombie. Sì, signore. Oh, mi raccomando, cadetto, proteggimi con la tua gamba azzoppata. Ok, finito qua, va bene, andiamo. Sai che non mi dispiace così col caschetto? Non lo so. Se fosse l'unica donna che cioè, per ora da quello che ho visto preferisco questo uniforme. Poi non lo so, Allora, la Madonna, ci sono stronzi. Cosa cazzo? Non lo sarà se eliminiamo tutti quei bastardi. Allora, ho cambiato le impostazioni della mira perché mi sembrava che scorresse un po' troppo lentamente. Ho messo le impostazioni veloci nel frattempo, off camera, come si dice. Ok, andiamo giù. Questa mi sembra un'immensa stanza della morte. Eccoli che arrivano. Ecco, infatti. Oh shit!
Sono un bo'. Wow. Dobbiamo, se vogliamo andarcene. Finiamo e raggiungiamo l'elicottero. Fuck. Cazzo, ha sprecato dei colpi. Cos'è? Munizioni pistola? Ma c'ha pure la pistola. Sì, c'ha pure la pistola. Quanti sono? Li ha creati tutti. Dove? La vento. Non riusciremo a fermarli. E quando si saprà saranno grazie a me. La vento diventerà sinonimo di terrorismo. Credo sia quello che vogliono. Lol, gli ha fatto fare una giravolta. Falla un'altra volta. Ops. Ho sprecato un colpo. Mi piace molto di più la mitraglietta, però. Oh, raga. Fai la giravolta, falla un'altra volta. Ci siamo. Stiamo spaccando il culo. Qui mi sembra un bel punto dove stare. Oh, shit. No, mi ha preso, figlio di puttana. Oddio. Oddio, forse non è un bel punto dove stare. Pugno, baby. Beccatelo. Oh, che cazzo. Ma la smetti di saltare? Stronzo. Ok. Finiti? No? E questa è fatta. Ok, finiti. Già, grande. A noi salire su quell'elicottero. Quell'ascensore dovrebbe funzionare ancora. Qui c'è roba. Giustamente. Anche lì ci sono proiettili. Un'erba verde anche, perfetto. Fammi controllare ancora un'altra erba verde. Minchia, mi stanno riempiendo di roba. Con cosa devo combattere? Contro Nemesis? Vi prego, non fatemi combattere contro Nemesis, perché non... Nemesis è una cosa che ha segnato la mia infanzia. Mi ha proprio... Ho le cicatrici ancora di quando ho visto Nemesis per la prima volta in Resident Evil 3. Ero un bambino, tra l'altro, bastardi. Non si gioca così con i sentimenti dei bambini. Che cazzo dico, sarebbe la prima cosa che farei se fossi un game developer, quella di terrorizzare bambini. Costruire la mia carriera sul terrorizzare i bambini. Ok, Jessica, andiamo. Non sembra esserci nient'altro, quindi... Bene, c'è del sangue a terra, ma no problem. Allora, ok. Oh, la matto. Sanno anche arrampicarsi. Boh, bene. Grandioso. Sì, sì, andiamocene. Oh, fuck! Ma che sei... Ma sei serio? Ma brutto stronzo. Andiamo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè, era una cagata. Non preoccuparti. Ti sdebiterai invitandomi a cena. E io ordinerò aragosta. E anche per il dopo cena, Jessica. Non lo so, mi sembra un po' una puttanella. Si è già rotto. Beh, ovvio. E quello era l'ultimo ascensore funzionale. Ovvio, e poi? A dire il vero, non so se me la sento di fare le scale. No, falle, ti prego, voglio guardarti sotto la gonna, Jessica. Voglio vedere se vali qualcosa come donna. C'è solo questa porta. Andiamo. Oh, shit! Ok, no problem. No problem. Questo non me lo aspettavo tanto. Avrei dovuto, perché visto che ci sono delle finestre. Oh, 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 dove vai? Ok. Vabbè, no, niente, andiamo. Di lì non ci posso passare, oppure sì. No, sì, posso saltarlo sto coso. Però posso anche andare qui dentro ad ammazzare questo coso che sta girando. Ammazziamo questo coso. Forse no. Forse no.
Ok, curiamoci. Vabbè, qui dentro... Ah, ecco. Dicevo, che cazzo è? Non c'è niente qui dentro. Mi sembra sia tutto. Sì, sì, andiamo. Di qua. Ok. Un fucile. Grazie. Un M3. Che figata, raga. No, ma allora c'era qualcosa di là. Possibile. Fatemi controllare giusto molto molto very very quick. Ah sì, c'era un'erba verde, che scemo. Non l'ho neanche vista. E poi, munizioni. Grazie, munizioni, grazie. Vaffanculo. No, sei stronzo sei, eh. Ancora? Ok, ho preso munizioni, ma tanto... Oh la madonna, poi... Oh fuck! Devo farli fuori un po' in fretta questi stronzi, mi ammazzano. Bene, ho preso un'erba verde e delle munizioni che ho già sprecato per uccidere questi. Vaffanculo, non ne valeva la pena, andiamocene. Devo ricordarmi che cazzo, dovevo ricordarmi che ho le bombe, tra l'altro. Io nei giochi di Resident Evil non so mai quando usare le bombe a mano. Sono un idiota in questo senso. Fuck, dov'è? Se sono più di due, nota personale, usa le bombe, filo. Poi? Che c'è di qua? Un cazzo? Ho fatto sta strada per nulla. Vabbè, però lì c'era una stanza. Controlliamo quella stanza prima. Raga, io devo controllare tutto in questi giochi. Sono ossessivo compulsivo. Devo avere il controllo di tutto. Erba verde, grazie. Ecco, no, vedete che ne valeva la pena? Aspettate però. Qua mi esce fuori qualche stronzo. Ne sono convinto. Un'altra bomba. C'è un botto di bombe. Di granate. Oh. Statuto della FBC. La Commissione Federale... Oh, scusate. La Commissione Federale per il Bioterrorismo è stata istituita dal governo USA come agenzia incaricata di far rispettare le direttive indicate nel National Species Protection Act. Questo documento descrive lo statuto di FBC e le responsabilità dei suoi membri. La FBC è incaricata di proteggere gli Stati Uniti e i suoi interessi dalle minacce biologiche. La nostra organizzazione lavorerà con altre nazioni e con i rispettivi organi di protezione della natura per la salvaguardia della salute pubblica. Per questo motivo è nostro compito assicurare la sicurezza biologica pubblica. I doveri di tutti i membri dell'FBC includono la ricerca, l'addestramento e l'aiuto alla comunità biologica. Le misure adottate saranno decise in base alle necessità e ogni spesa extra budget o attività straordinaria dovrà essere approvata dal Wildlife Protection Committee, Comitato di Protezione della Vita Selvatica, in sessione plenaria, così come la selezione della presidenza dell'FBC. Le responsabilità di questa includono la completa supervisione dell'FBC e la coordinazione di tutte le attività con i rispettivi incaricati del governo USA. Il presidente dell'FBC è il supervisore finale della National Animal Protection Community, Comunità Nazionale Protezione Animali. Scusate? Ok, mi sono perso sta cosa. Cioè, il presidente della FBC è il supervisore finale della National Animal Protection Community. Va bene. Tutti i membri della National Animal Protection Community hanno il diritto di richiedere l'aiuto della presidenza, inclusi i segretari di Stato e Difesa e il capo dell'intelligence nazionale. Tuttavia, la presidenza ha l'ultima parola in tutte le questioni di sicurezza nazionale e biologica. Va bene. Va bene. Ciao. Che cazzo. Oh fuck. Pezzo di merda. Che stronzo bastardo. Ma sul serio? Di qua c'è qualcosa? Nope.
Erba verde, ok, devo curarmi. Qui c'è roba. Negli armadiettetti. Sì. Vabbè, pistola che non userò mai perché tanto me ne sbattono contro 70 alla volta. Bella. No, niente qua. E niente qua. Bene, bene, bene. Beh, che ne pensi di quel tizio, Brian? Il direttore della BSAA non è il mio tipo. Ah, visto che è un po' cagna, Jessica. Vuole pensa subito a quello. Pensa subito a scoparsi la gente, sì, Jesse? Anch'io. Credo che far parte della FBC distorca il tuo orizzonte morale. Parli come lui. Eppure, non mi dispiacerebbe essere dalla parte dei buoni. Non ti dispiacerebbe per poterteli trombare, Jessica? Maiala. Fuck! Ok, uno l'ho preso. Anche l'altro. Oh shit! Ok. Fanculo. Vai a cagare. Vai a cagare. Ma questo shotgun non fa una sega. O sbaglio? No, perché sembrerebbe non fare una sega. A parte avere un po' di... come si dice? Di... potere d'arresto, diciamo. Assessore, a sesto piano, sbrigati! Ovviamente, sesto piano, ok. 4 e 5. Quinto piano. Ok, non andiamo al quinto piano. Sesto piano. Qui non c'è niente da comprare. Da raccogliere. Ok, qui non c'è niente. Qui... sì, qui ci sono bombe e munizioni, grande. Ricarichiamo. Sempre essere carichi. Bella, ci sono. Andiamo. Ok, lì ne vedo uno. Qui non c'è un cazzo, ovviamente. Non c'è mai un cazzo negli armadietti. Vediamo se qui c'è qualcosa. No. Non sembrerebbe. Ok, dai, che mi faccio... mi faccio l'agguato. Ciao! Oh, cazzo, ma perché salti, bastardo? Oh, ma lì c'è un altro, ok. Ok, quello è morto, perfetto. Erba verde, che non posso prendere perché sono full. Questo lo ammazziamo con la pistoletta, dai, è solo uno. Cazzo, non è solo uno. Morto. Ok, sono serviti tutti e sette i colpi praticamente per ucciderlo. Madonna, la mia mira. Oh, lo posso picchiare? Sì. Beccati il pugno. Pugno sul grugno. Il classicissimo pugno sul grugno. Allora, vabbè, l'erba verde non mi serve. Non mi serve per un cazzo. Controllo che ci sia, se non ci sia altra roba. Non sembrerebbe. No, 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 clear. Tutto libero, raga, andiamo. Munizioni pistola. Oh, munizioni fucile, grazie. Grazie, Dio. Cosa cazzo succede? Ho sentito rumori. Andiamo. Con la mitraglietta. Di qua c'è qualcosa? No. Ma scherziamo! Un vicolo cieco! Jesse, devi aspettartele queste cose. Resident Evil. Cosa succede? Va bene. Possiamo passare da qui. Dammi una mano. Ok, arrivo.
E muovisi, Jesse, cosa stavi? Oh mio Dio, Jesse, muoviti, cazzo. Fa presto, Jessica. Sapete che con questo vestito da hostess non mi dispiace, Jesse. Piccoli bastardi cocciuti. Spero che questo li fermi. Forza, l'ascensore è poco più avanti. Ok, l'ascensore è poco più avanti, però ovviamente ci sarà una stanza della morte per arrivare ad... Eccola qua! Eccola qua! Tutte le volte che dico stanza della morte, una stanza della morte compare. Allora, prendiamo tutto. Prima che inizino a spawnarmi dentro... A spawnarmi dentro tutto il mondo. Ok, quello non posso prenderlo perché mi sa che ho tutto. Già, ho tutto full. Quello ho tutto full. Va bene. Ora, devo ricordarmi che ho anche le bombe. Perché scommetto che mi appariranno 70 stronzi tutti di fila. E spero che mi appaiano anche gruppati. Oh. Ah, no, sono l'unica cosa con... Con cui non esci, Jesse? L'unico essere con cui non esci sono questi? Aia. Wow. Morti, stronzi. Haha, sucate. Prendiamo altre munizioni. Ok. Ok. Ok, wow. Ma che... What? Fanculo, raga. Fanno male. Fanno parecchio male. What? Come cazzo ha fatto a prendermi? Cos'è? Salta per 3 metri? Ok. Ci siamo. Finiti? Finiti, dai, ti prego. Finiti, sì. Ok, bomba. Bomba. Li ho fatti esplodere oppure no? Non mi sembra, eh. Oh, cazzo. Non mi sembra che facciano una sega ste bombe. Più che altro non riesco a colpirli. Forse sono io che sono idiota. Ok. Ok. Non ho più munizioni, bella. Ok, dai. Vieni. Vieni, sono qua che ti aspetto. Cazzo. Ok, ci siamo. Corriamo. Via. Oh, fuck. No, via. No, dai, via. Ah, shit. Andiamocene. Andiamo via. Jesse? Jesse? Io non ti aspetto, Jesse. Jesse, io non ti aspetto, ti giuro. Jesse? Che stai aspettando? Jesse? Sul serio? Oh, minchia, Jessica, cazzo. Sul pezzo ti voglio, eh? Che cazzo. Stavi per farmi uccidere. Oh, vaffanculo, di nuovo? Temevo si sarebbe fermato di nuovo. Ah, no, ok, bella. Sì, c'è andata bene, ma è stato pazzesco. Strano che Morgan abbia deciso di bruciare la città con i satelliti a energia solare. Esattamente come a Raccoon City. Già... spazzata via dalla faccia della terra. Beh, originale questo Morgan. Non poteva trovare un altro modo più fico. Un nome nei libri di storia. Tutto a posto, vero? Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Ok. Beh, non dimenticare che mi devi una cena a base di aragosta. E tu mi devi... Hai mangiato la parola? Pompini, Jessica, dopo la cena. Perché di solito è questo che fai, vero? Maledetta cagnetta. Sono sicuro. Perché sei proprio... Sei una di quelle, Jessica. Ti si legge in volto. Ok, prima le donne. Ok, cioè io. Ciao. Ok, adesso un missile ucciderà tutti? No? No. Se ne vanno così senza di noi. Grazie.
Ah no, caso per un attimo ho creduto che non ho visto il terzo elicottero. Ecco perché. Ma io vorrei sapere, cioè, per quale logica i palazzi dovrebbero crollare sotto l'energia solare, l'energia del sole. Però se lo dite voi, se il sole scioglie il cemento. La terra grigia non c'è più. Dovevamo aiutare, ma non l'abbiamo fatto. Ti hanno proprio disegnata, cioè, da cagna, Jessica. Hanno detto, disegniamo un personaggio cagna perché non possiamo avere Ada in questo... Ada si chiamava? Ada? Non mi ricordo. La cinese, l'amica di Leon. Beh, ho fatto cagare come precisione, dai, bene. Però ce l'ho fatta anche a fare questo. Grazie, ragazzi. Sono sicuro che è anche per merito vostro che eravate con me. Perché ho due salvataggi? Non mi ricordavo di aver ruotato i salvataggi. Vabbè, ok. Va bene, prossima volta andremo avanti con il prossimo episodio. Anzi, col prossimo capitolo del prossimo episodio. Cioè, il prossimo capitolo di questo episodio. Va bene, ciao a tutti cavalloni!